Tremate, gente, tremate. Parecchi fogli. Allora, come da desiderio vostro, iniziamo questa decima edizione di Sette Libri per Sette Sere con il classico augurio. Buonasera a tutti. 10 anni di attività, con una media di iniziative di una al mese. La passiamo, che dite? Grazie. Quindi stavamo dicendo, 10 anni di attività con una media di iniziative di una al mese, con l'aiuto del pallottoliere per i più maturi e con l'aiuto dell'intelligenza artificiale per i più giovani, otteniamo una sintesi di eventi ininterrotti di più di 100. 100 appuntamenti nel corso di 10 anni di ALP. Nemmeno il Covid ha fermato le attività culturali di ALB, affrontando dibattiti e tematiche fra le più svariate. Dall'intelligenza artificiale alla modifica della Costituzione, dalla violenza di genere alla evoluzione culinaria nella storia. Dai cineforum alla poesia ed altro ancora. Ma raccontiamo in sintesi come e dove nasce ALB. ALB nasce a Siderno e la causa che ha generato ALB è stata la scomparsa della biblioteca comunale di Siderno, operazione condotta nottetempo. Molti di noi allora furono colti da sgomento. Evasive ed inconcludenti furono le risposte che ricevemmo da parte degli amministratori dell'epoca. Ciò spinse un gruppo di cittadini a costituirsi in associazione per la difesa di un bene e di un diritto. Il bene è la biblioteca ed il diritto è quello della informazione e formazione del cittadino. Fra i tanti cittadini che animarono l'associazione ricordiamo Enzo D'Agostino, meglio noto come il professor Enzo D'Agostino, a cui dedichiamo questa edizione di Sette Libri per Sette Sere 2023. Un applauso lo meriterebbe, vero? Ricordo le sue esortazioni. Ragazzi, sappiate che questo è un impegno a lungo termine. Ed infatti passarono circa 8 anni per riuscire a ricollocare al centro della città la biblioteca comunale. Ricordiamo l'artefice di questo evento, il sindaco dell'epoca, il qua presente onorevole Pietro Fuda, e ci vuole davvero un altro applauso. Ricordiamo quell'atto come atto lungimirante, il riconoscere il valore sociale che una biblioteca funzionante ha per la crescita civile di una collettività piccola o grande che sia. Oggi la sfida, fra le tante che attendono l'attuale amministrazione, è quella di dotare la biblioteca comunale di quei luoghi di accoglienza, socializzazione, crescita culturale, di cui sentiamo un impellente bisogno. Sappiamo che questa è una sfida non facile da affrontare, ma necessaria per la crescita armoniosa della collettività. Le logiche del capitale spesso confliggono con gli interessi collettivi ed è per questo che l'associazione senza fine di lucro denominata ALB si impegna a tenere viva l'attenzione sulla biblioteca comunale. Consci dell'importanza che questa riassume in sé nell'ambito della nostra collettività, a nome di ALB ringrazio tutti i presenti ed in particolare tutti coloro che hanno reso possibile questo 10° anniversario. Avrei voluto dire adesso passo la parola al sindaco o ad un amministratore che rappresentasse
l'amministrazione, ma lo diremo evidentemente in un'altra serata, non questa. Invece passo la parola ad Alfonso Pellegrino. Alfonso, fatta avanti. Alfonso Pellegrino rappresenta il liceo artistico di Siderno Lordi. E le opere qua esposte sono opere dei ragazzi del liceo. Prego. Buonasera a tutti. Sarò breve perché lascerò la parola ad altri, relatori, altri amici relatori. Intanto porto i saluti dalla preside che non può, purtroppo era fuori sede, e porto i saluti a tutti. Io ringrazio, ringrazio lei per l'invito. Io sono contento di essere qua a partecipare a questa serata culturale tra amici, come dice Cosimo, tra amici, conoscenti, dotata di questa importanza, importante società, l'associazione che avete creato. È la prima volta che vengo, mi fa piacere, ci tornerò sicuramente in altre occasioni. Avevo degli impegni, l'ho tralasciati perché l'ho detto a Mimmo, a Cosimo, che sarei rimasto fino alla fine, perché non mi piace lasciare le cose a metà e basta. Io vi avevo detto che c'è un'esposizione di gioielli, avete dato un'occhiata di quello che è la scuola, il liceo artistico di Locri Siderno. Sapete che ci sono tre realtà: l'Istituto di Istruzione Superiore Oliveti Panetta, che accorpa il liceo classico, il liceo artistico di Locri e il liceo artistico di Siderno, un'unica realtà scolastica in cui produce nel territorio, perché l'unica presente nell'ambito del territorio di tutta la fascia ionica fino a Squillace, che è l'unica altra realtà, ma più compensativa rispetto a tante altre realtà sulla ionica. Forma dei ragazzi a livello culturale a 360 gradi, ma in più forma ragazzi a livello artistico, perché ci sono delle realtà all'interno della scuola, sezioni e indirizzi che formano, oltre ai cittadini, a livello artistico, tipo biografi, diventano pittori, diventano anche scultori. Ci sono varie sezioni e attività che ci permettono di ampliare nel territorio le nostre conoscenze e molto presenti nel territorio durante l'anno con attività eccellenti. Non vi nascondo che i ragazzi non sono solo bravi nelle materie artistiche, ma sono bravi anche nelle materie culturali, perché vincono ogni anno tantissimi premi perché si esprimono in maniera eccellente in qualsiasi settore. Ok, io vi ringrazio, termino qui il mio saluto da parte di tutta la scuola e in particolare dalla preside, che non è potuta essere presente. Ok, vi ringrazio per l'accoglienza. Grazie Alfonso. Allora, da Locri a Gerace, e chi meglio di Giacomo Oliva poteva portarci a compiere questo viaggio? Giacomo, tocca a noi. Credo che Giacomo Oliva non abbia bisogno di presentazione. Giacomo, metti questa parte di lavoro. Basta così allora. Spendo io adesso su Giacomo Oliva. No, vale la pena, certo. Allora, Giacomo Oliva è la figura di riferimento per quanto riguarda i musei calabresi ed in modo particolare di quelli della Locride. Giacomo Oliva ha avuto molti incarichi importanti, non sto ad elencarli, però la cosa che mi preme invece sottolineare è che non solo conosceva Enzo D'Agostino, ma era intimo amico del professore Enzo D'Agostino. Quindi chi meglio di lui può tratteggiare questa figura che proviamo a celebrare stasera? Prego Giacomo. Grazie. Io prima di tutto saluto tutti i presenti che hanno preferito venire a questo incontro, partecipare a questo incontro, anziché andare a sentire la musica sulla Via Marina, un concerto che è stato pubblicizzato abbastanza, e quindi ho detto io chi si sarà ad ascoltare me, appena, e invece siete così numerosi e vi ringrazio. Ringrazio il senatore Fuda, ringrazio tutta la famiglia D'Agostino che ho avuto modo di piacere di rivedere questa sera,
dopo l'ultima volta ci siamo visti al convegno che è stato tenuto alla Madonna della Chiesa di Santa Maria dell'Arco. E ringrazio naturalmente tutti i presenti, gli amici. E io non ho preparato niente, perché per diversi motivi, sinceramente. Io sono sincero e dice, sai, te l'ho detto apposta di venire a parlare perché conosco la tua sincerità. Grazie, però è la verità questa qua. Nel senso che diverse vicissitudini e alcuni problemi, e non ultimo questa sera pure che ho un pochettino di fastidio perché soffro un po' di colite spastica e ogni tanto va bene, ma tante volte si fa sentire, no? E quindi quando si fa sentire dà un po' di fastidio. E questa è una di quelle sere, va bene. Comunque speriamo di affrontarla lo stesso. E dicevo, però non posso non andare, nonostante le difficoltà, perché le difficoltà, anche logistiche. Nel senso che a Giaraci in questi giorni si sta organizzando il Borgo Incantato, come voi sapete. Questo Borgo Incantato che un po' lascia il tempo anche che trova, perché poi tutto va a finire a terra a luce e vino dalle nostre parti. Poi si parte con la cosa culturale e poi va a finire alla zeppola, che va alle cose, ai prodotti tipici, a Nutella. O Kraffen, prodotti tipici calabresi. Vabbè. Vabbè, che voglio fare? È così. Però c'è un mare di gente e quindi ora hanno messo il sistema elettronico perché non si esce più da Gerace dalle 7, dalle 19:30 e non si rientra se non dopo l'una. Perché se voi uscite o entrate, automaticamente vi arriva la multa di 92 euro a casa. Perché tutto ormai è elettronizzato, elettronicizzato. Voi sapete che se voi camminate per strada, la gente, la polizia già sa se voi siete assicurati, avete pagato il bollo, perché sa tutto ormai, tramite il computer sa tutto. Ma non vi fermano più per vedere patente e libretto. È raro che fermano per fare una cosa del genere. E allora ho detto io, Cosimo, io come faccio a venire? Venga e ti prendo. Ebbene, si Grazie. derrubi, quindi sì, venga, ti prendo, che ti prendo. E poverino, è venuto, Cosimo, perché? E quindi ringrazio lui anche per questo, per l'invito e per il supporto logistico. E grazie. Allora, dicevo, non potevo non esimermi di parlare di Enzo D'Agostino perché, per questo ringrazio. E che vedo che è arrivato adesso anche l'avvocato Romeo che mi aveva già invitato per convegno che ho fatto cenno poco fa alla Santa Maria dell'Arco, a maggio è stato, vero? 5 maggio, 5 maggio scorso. Perché c'è un legame che va al di là prima della conoscenza di Enzo, perché io avevo 16 anni. Quindi un bel poco di anni fa, 1970-71, e venivo a Gerace. Io sono nato a Gerace, però non vivevo a Gerace, vivevo a San Giorgio Borgese. E mio papà gli piaceva scrivere un po' di storia e cominciava a scrivere qualcosa su Gerace e ha citato Enzo D'Agostino. Questo nome. Siamo al 1971, lui era giovanissimo pure, insomma, così era ragazzo pure lui. E questo nome è per la prima volta che l'ho sentito da mio papà. Poi, quando mio papà ha pubblicato questo libro, Un giorno a Gerace, che era una guida un po' particolare perché accompagnava per mano il visitatore, poi si fermava, raccontava qualche aneddoto, una cosa un poco nuova, innovativa per quell'epoca. Poi io ebbi modo di conoscere questo famoso Enzo D'Agostino che aveva scritto papà. E devo dire che è stato un incontro che mi ha, come dire, reso perplesso perché c'è stato subito un feeling diretto, un rapporto diretto. Io ero più giovane di lui, ma lui subito mi ha detto. Tu mi devi dare il tu. Non so se è un'educazione della sua famiglia permettere
a suo agio la persona, questa è una forma di raffinatezza, nel senso quando mi devi, un ragazzo, uno più giovane, mi devi dare il tuo, una persona più anziana, e lo diceva forse anche per mettere a suo agio, o perché ha avuto quella formazione di scout, perché sapete, il scout si vive nello spirito del cameratismo, nel senso della fratellanza, dell'amicizia più autentica. E lui ci teneva molto agli scout. E così abbiamo cominciato questo rapporto di amicizia. E io ho approfondito sempre più un po' questa storia anche della mia città, perché sono nato lì e quindi mi offriva, dava l'occasione di conoscere meglio la storia dei vescovi, perché poi la storia di Gerace si basa tutto sui vescovi, poi tutto sommato. C'è la storia civile, la storia militare, la storia politica, ma è un po' come la Roma, sì, era la Roma imperiale, però si può parlare di Roma senza non parlare dei papi? È la stessa cosa, come si fa a non parlare di Gerace senza non parlare dei vescovi? E siccome lui era diventato già lo storico ufficiale della Chiesa, della chiesa diocesana, e naturalmente i rapporti si estinsero sempre di più. E io avevo l'opportunità sempre di venire più spesso, fino a quando addirittura non mi ero anche stabilito a Gerace, e quindi avere l'opportunità di girare, di rovistare, di trovare a destra e manca. E lui mi telefonava, intanto diceva: ma tu hai trovato questo? Sì, ma hai trovato quest'altro? Tu sai se c'è questa pietra così così, ci dovrebbe essere questo. E quindi ci scambiavamo queste informazioni. E quindi per me parlare di Enzo D'Agostino a Siderno, in questo posto, è una grande emozione ed è anche un grande dovere. Un'emozione perché parlo di un amico che ci ha lasciato, ma a me non piace dire ci ha lasciati, che ha cambiato dimensione. Non lo vediamo fisicamente, però so che è qui con noi e quindi lo dico con emozione e con ringraziamento, ma anche con dovere, perché io penso che non ogni sidernese, ma ogni calabrese ha il dovere di ricordare persone come Enzo D'Agostino, che non era una persona che faceva questo lavoro per salire sul piedistallo, per mettersi in mostra, anzi il contrario. Lui più faceva ricerche, più pubblicava, più diceva: ah, ma cosetta così, ma dai, una cosetta così. Arrivava al punto che faceva le ricerche, e se io andavo a chiedere una qualche cosa, lui mi dava la risposta su tutto prima che lui pubblicasse. Poi ci sono gli avvoltoi, ci sono gli sciacalli, quelli che approfittano magari di questo, no? Come è successo anche in questo caso, e ti vanno a pubblicare cose che lui aveva già ricercato. No? E purtroppo è così, questa è la società. E quindi, cosa volete che vi dica? Che quando ti imbatti in un personaggio che ha una formazione morale altissima, non puoi avere altro che un atteggiamento di rispetto e di devozione. Ora io dico, il comune forse non c'è nessuno presente dell'amministrazione comunale qui. Sono impegnati. Siamo onorati allora della loro assenza. E allora voglio dire, io avevo già detto al sindaco di Siderno qualche 2 anni fa, 3 anni fa, quando abbiamo fatto la mostra a Gerace di un altro cittadino sidernese, di Giuseppe Corriale, che io considero tra gli artisti più importanti del XX secolo, per tanti motivi, poco conosciuto. Ma com'è che non c'è una via dedicata a Giuseppe Corriale? Come una via deve essere dedicata a Enzo D'Agostino? Anzi, io dico che da questa sera deve partire questa richiesta ufficiale, verbalmente, se poi la vedete l'associazione,
Alb, che ha alle spalle già 10 anni di attività culturale attraverso le sue organizzazioni, i suoi incontri, i suoi salotti letterari, non so se avete anche la gestione della biblioteca, io penso che è già, anche se è un'associazione privata, comunque essendo un'associazione costituita e istituita, ha tutta la voce in capitolo per dire all'amministrazione comunale: dedichiamo una via a Enzo D'Agostino. Questo è importante. Come È vero che nessun profeta è ben accetto nella sua terra, ve lo dico io, ve lo dico, è così. Ma voi, almeno voi, valorizzate i vostri concittadini, perché ci sono stati parecchi che veramente hanno dato lustro a Siderno. E bisogna valorizzarlo, non bisogna dimenticarlo. È una parentesi, chiudiamo questa parentesi. Però, come accade spesso tra gli amici, io direi che forse è meglio aprire un dibattito, perché senza fare il grande, perché ripeto, io non ho discorso, quindi quello che dico lo dico così di getto. Come però accade spesso tra gli amici, è accaduto anche tra me e Enzo, che qualche volta non ci trovavamo d'accordo su una interpretazione di qualche documento, oppure sulla lettura di qualche evento storico. Però dopo l'alterco, manco così possiamo definirlo, dopo il dibattito che c'è stato tra noi, poi si finiva sempre d'amore, d'accordo, meglio di prima e più di prima, e questa era la cosa che mi entusiasmava, perché mi spingeva ad andare avanti, anche quando c'era, e principalmente quando c'era qualche cosa che magari non si andava d'accordo, e poi si ritrovava la via e si percorreva insieme. Per esempio, senza nascondersi, lui aveva una visione del trasferimento della diocesi da Gerace a Locri che era tipica dell'epoca. Io avevo una visione diversa e ce l'ho ancora diversa, no? Oppure come è avvenuto per il trasferimento da Gerace a Locri, così come è avvenuto da Locri a Gerace. Ecco, io avevo una lettura diversa dalla sua. Anche se poi alla fine, tutto sommato, si arrivava a combaciare per certe cose. Però Enzo D'Agostino, nel pubblicare questo libro, è il libro, il titolo di questa sera, poi tutto sommato, no? Da Locri a Gerace, e lo dice anche in premessa, questa è la prima pubblicazione di una seconda o di una terza addirittura, che mi darà la possibilità di dare una visione completa e totale della storia della Chiesa locale. E siccome inizia questo lavoro con delle affermazioni, apro un'altra parentesi, essendo uno studioso serio e il suo lavoro era un lavoro scientifico, quindi che si basava su prove concrete. Lui diceva: fino a questo punto è così, poi non lo sappiamo, possiamo pensare che fosse così. Poi riprendiamo e diciamo: ecco, da qui in poi è così. Allora, dove c'è il punto interrogativo, c'è l'interpretazione dello storico. L'interpretazione che può essere valida nella visione dell'uno e può essere valida nella visione dell'altro. Quando poi però ti arriva la prova concreta, grazie alla ricerca scientifica archeologica, allora di fronte a quel dato tu ti devi firmare, perché quello è il dato scientifico, punto. No? E allora, siccome in un certo senso penso di essere stato antesignato nel anticipare certe cose, perché sentivo certe cose che proprio sulla formazione di questa chiesa, sullo sviluppo di questa chiesa, sui primi vescovi, eccetera. Penso che poi alla fine, ecco, anche in questo vedevamo in maniera diversa, ma poi alla fine abbiamo concordato, perché la scienza archeologica ci ha dato conferma.
E allora, ecco, uno studio serio è questo, non quello del sentito dire, nel vedere le carte, uno va, prende la carta, legge la carta, la pubblica, e quello non è uno storico. Solo che quello è, però deve anche leggere, entrare dentro la carta, interpretarla. Ora, io non sto qui perché non so, non credo, te direi forse, dire qual è stato lo sviluppo di Locri antica, qual è stata la fine, come è nata Gerasim, non penso che mi interessi in questa sede perché è un argomento interessante senza dubbio, però forse è meglio farlo quando fa più freddo, al chiuso. Ci siamo belle, belle con un braciere, magari raccontiamo una cosa del Giacomo, genere. forse un passaggio rapido, perché vedi, noi soffriamo di un grosso difetto, che è quello di avere dimenticato le cose oppure di non averle mai sapute. Questo metterò l'accento proprio su questo. Ecco, Questo ci tengo, cioè, questo ci tengo. allora sarebbe il caso, anche se in maniera fugace, perché gli anni sono tanti da Sì, raccontare, certo. fare qualche passaggio, perché Locri non è nata ieri, stiamo parlando di 7 secoli prima di Cristo, poi il cristianesimo che è arrivato anche a Locri, che poi è arrivato a Gerace e che poi da Gerace torna a Locri, la nuova Locri, Gerace Marina. E sarebbe interessante un excursus, perché quando leggiamo il testo da Locri a Gerace, questo non è soltanto un tragitto geografico, questo è un grande tragitto storico. No, ecco, questo è, il punto è questo, che non è un tragitto geografico. E questa è una delle interpretazioni, perché giustamente potrebbe sembrare un tragitto geografico da su a giù, su e giù, giù e su è la stessa cosa. Mi sembra strano quello che dico. Allora, ho colto quello che volevi dire, e quello l'avrei detto comunque. Perché l'avrei detto comunque? Perché vabbè, l'inizio della storia della nostra Chiesa è un po' affonda nella leggenda, perché quando si parla di suore, non abbiamo dati certi scientifici. Noi i primi dati li abbiamo nel 300 del IV secolo, inizio del IV secolo, quando si parla di una lapide che ricorda un tizio che è vissuto all'epoca di. Che è morto nella pace di Gesù Cristo, e allora si dice, allora è un cristiano. Non abbiamo grandi cose. Una delle più antiche testimonianze cristiane, sapete che è venuta qui a Siderno, è stata trovata a Siderno, nella contrada Schiriminghi. Non so se sapete voi dov'è. Ed è una braccia d'oro che raffigura i Re Magi, è del VI secolo ed viene dalla Siria. Lo sapevate voi questo? E sapete dove si trova adesso? L'ho portata qua, ma si trova a Reggio. Io l'ho presentata qui all'Hotel Presidente ormai una decina d'anni fa e abbiamo fatto un bel convegno allora. Poi da allora è rimasta qui al Museo di Locri e quindi se la volete vedere è a Locri. È la stessa immagine che voi trovate nelle catacombe di Priscilla, l'Adorazione dei Magi. Un'opera meravigliosa, una braccia d'oro così grande, rinvenuta in una tomba che si deve, siamo tra il VI e il VII secolo. Prima avevamo dei simboli di croce, di cose, di presenze cristiane, l'ictus, il pesce, ma non è che abbiamo delle testimonianze. Poi cominciamo ad avere piano piano la formazione delle chiese e quindi dei vescovi. Che risiedevano a Locri, ma non sappiamo dove, perché già nel IV secolo la città di Locri non è più una città. Quando noi parliamo di Locri nel IV secolo, ecco, questo era stato un altro punto in cui noi divergevamo un pochettino, ma poi siamo. Quando si parla del IV secolo di Locri, voi non dovete pensare a Locri come una città cinta di mura. Nel IV secolo d.C. non c'erano più mura di cinta, la città di Locri non esisteva come città. Erano case sparse. E sapete perché erano case sparse?
perché le città morivano in quel periodo. Cassiodoro poi diceva riempite le città di nuovo perché c'era questa tendenza ad andare nelle campagne, perché si era venuta a creare una grande industria, l'industria dell'agricoltura. E allora voi dovete sapere questo, che il grande imperatore Diocleziano, quello che ha perseguitato i cristiani per 11 anni, ora la persecuzione dei cristiani dura da più di 20 anni, è stato un imperatore che ha rinnovato l'impero, perché voi dovete pensare che era nel periodo in cui siamo nel terzo secolo però, nel terzo secolo l'impero era enorme e pesava sulle finanze dello Stato non poco, pensate come difendere i confini, l'limes, l'esercito, le dogane, i confini. Le amministrazioni delle città, c'era stata una crisi enorme, una crisi spaventosa. Allora, l'imperatore non ha fatto come i nostri politici contemporanei, che quando c'è una crisi spremono il popolo come un limone, nel senso che cercano subito soldi, 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 soldi per... Invece il contrario. Sapete cosa ha fatto Diocleziano? Ha detassato completamente tutta l'Italia suburbicaria, cioè da Roma in giù. Non si pagavano le tasse sui prodotti agricoli. Cosa si è venuto a creare? Sapete cosa si è venuto a creare? Un'industria fiorente dell'agricoltura, specialmente la coltivazione della vite e le cose che si esportava il vino in tutto il Mediterraneo. Allora, voi trovate che a Reggio Calabria, vicino Pellaro, c'erano le grandi fornaci dove venivano costruite le cosiddette Kei 52. La Kei 52 è Kei 52 è il gergo archeologico, è una classifica di un tipo di anfora che serviva per il trasporto del vino. Allora, questi frammenti fatti a Reggio Calabria, a Pellaro, li troviamo dal Ponto fino a Marsiglia, cioè tutto il Nord Africa, il deserto della Libia, del Sahara, della Spagna, fino a Marsiglia troviamo frammenti di questo. Cioè la Calabria esportava vino in tutto il Mediterraneo, non si pagavano tasse. C'era un ritorno economico che ha riportato questa regione in alto, tant'è che le grandi ville che sorgevano già in età repubblicana, ma erano delle ville dei senatori, eccetera, sono diventate le grandi imprese rurali. Come nasce Palazzo di Casignano? Come nasce l'Anillo di Gioiosa Ionica? Come nasce, nascono le ville di Contrada Merici tra Locri e Gerace? Come nascono le altre Contrada Giudeo? Erano imprese, imprese agricole, imprese dove c'era un'opulenza incredibile. Quindi la popolazione che stava a fare in città? Se ne andava a fare il bracciante agricolo, andava a fare a Ouakchotto, perché avevano anche la possibilità di... Queste ville avevano poi all'interno il contadino, il mandriano, il calzolaio, il falegname, erano come dei grandi castelli, come dei grandi, quasi come una civiltà cortense, però all'interno, sparsi. Quindi Locri era Siderno, dove c'è Siderno oggi, era Locri. Dove c'è Locri adesso era Locri. Dove c'è Portigliola era Locri. Dove c'è Bianco era Locri. Ecco com'era il concetto del IV secolo. Non è il concetto che abbiamo noi della nostra moderna, è diverso. E allora incominciavano però anche i problemi della sicurezza, perché qua c'è da sfatare pure un altro discorso della malaria. Questo è fiumare calabrese, anzi, questo è fiumare dell'area della Ionica. Ma quanto acqua doveva avere questo Aspromonte? Quanto acqua doveva avere? Ma da dove veniva tutta quest'acqua? È vero che una volta c'era più acqua, ma voi sapete quanto sono grandi queste letti di fiume? Voi siete andati a vedere la fiumara della Mendolea? Siete andati a vedere? O del Bonamico stesso, quanto è largo? E come si diceva che nel Medioevo erano navigabili? Altra cosa da sparare. Noi abbiamo un sollevamento di circa 1,5 cm ogni 2 secoli. Da parte che va da ovest verso est, cioè il terreno era più basso prima, era il mare che entrava dentro. Io non so se voi siete stati nella costa dalmata, verso la Bosnia e Erzegovina,
Vedete che voi là andate là, non so se qualcuno di voi è andato verso Medjugorje, ha visto, vede questa specie di fiumi che vanno dentro, arrivano fino alle montagne, è il mare che entra dentro, sono come dei fiordi e sono navigabili. Questa è così era la Calabria. Infatti io penso di fare un incontro con uno scienziato, il professore Crimini, che è stato rettore dell'Università di Cosenza, che è un geologo, e lui sostiene questa cosa. Il professore mi ha dato conforto perché io ero convinto di questo. Dice sì, ve lo spiego io com'è che era così, perché erano navigabili questi fiumi, perché se era acqua di fiume che andava su giù, qua poteva essere navigabile a ritroso. E allora cosa succede? Che c'erano i motivi di sicurezza, perché queste città della Magna Grecia perché erano costruite in riva al mare e accanto a questi cosiddetti fiumi o fiordi? Perché il mare era l'unica via di comunicazione ed erano diventate città ricchissime, pensate Locri, pensate Sibari, Sibari, la ricchezza di Sibari. E allora quando queste città cominciavano a venire meno da questo punto di vista, e si sviluppava un altro punto di vista, e quando cominciavano ad esserci i problemi, più che altro per esempio lo spauracchio dei Longobardi, perché poi i Longobardi non sono mai arrivati fin qua, c'è stato lo spauracchio, ma era una propaganda dei funzionari dell'alta burocrazia bizantina. Questo, il fatto che diceva Gregorio Magno, il Papa, dice: fuggite, 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 mettete all'interno perché arrivano qua i Longobardi, i Longobardi, non vennero mai i Longobardi. Venivano ogni tanto i pirati, sì, i pirati islamici, questo, sì, questo lo facevano pure prima ancora del X secolo. Ma allora ecco che man mano che la città veniva a diminuire di importanza, si sviluppava la parte alta perché era la parte fortificata. E allora Locri, perché Gerace si chiamava Locri pure, avevano ragione quelli del 500 quando definivano Locri, Geraci, sì, avevano ragione, perché era la stessa città, era parte fortificata, dove poi piano piano è diventata, perché era il Frurion di Locri, il Frurion è la parte alta della città antica, fortificata, che poi da Frurion si trasforma in Castron e da Castron si trasforma in Civitas, perché quando poi all'interno delle mura si crea la chiesa cattedrale, il taxiarca e il turmarca, ecco che abbiamo fatto la capitale di una turma. Che cos'è la turma? E poi finisco. Vi dico, non te lo No, aspetto. No, no. La turma che cos'è? Capitale di una turma. L'impero di Bisanzio era diviso così. L'impero era tutto, perché non abbiamo inventato niente di nuovo, guardate, anzi siamo andati indietro. L'impero era l'insieme delle nazioni. Le nazioni, all'interno delle nazioni c'erano i temi erano come le regioni, la Calabria era un tema, la Sicilia era un tema, all'interno dei temi c'erano le turme erano le province, all'interno delle turme c'erano le civitas, le città, più piccole città c'erano i coria, i villaggi, vedi che c'è corio di San Lorenzo, corio di Rovudi, corio, quelli erano i villaggi. Più piccole dei villaggi, cosa ci può essere? Ora io dico una parola in bizantino e voi la capirete. Che significa ira a tutti i vandi? Andare dappertutto, parte sparsa, tutti i vandi. Allora, la Vanda in bizantino è la località sparsa, due o tre case là, due o tre case là, due o tre case là, vande. Ecco, le vande. E allora Gerace era diventata capitale di una turma e quindi la capitale di una turma comporta avere il comandante militare, il taxiarca, il governatore, il turmarca e l'amministratore della chiesa, il vescovo. Quindi avere i tre poteri, civile, militare e religioso. L'importanza di Gerace oggi qual è? È che essendo costruita questa città su questo banco di roccia che è formata di conglomerati fossili marini di 40 milioni di anni, sono ossi di pesce, perché però se voi andate a girare, vediate una pietra, vedete che sono ossi di pesce di 40 milioni di anni. E essendo estremamente porosa, le onde sismiche si interrompono, non vengono trasmesse. Non si tra vengono trasmesse. Quindi ha mantenuto il tessuto urbanistico intatto. Quindi si entra,
rispetto ad altri centri della Calabria che hanno subito i terremoti, quindi distrutti. Quindi si entra in città, come sapete, come si faceva una volta, attraverso la prima porta, si attraversa la strada stretta, per motivi di sicurezza sempre stretta, poi andata a York, in Inghilterra, vedete come le strade sono strettissime. A Roma, Trastevere, Roma medievale, sono strettissime. Tutte le città. E si arriva alla prima piazza, dove c'era la Curia Civilis, come adesso, dove c'era il palazzo del Turmarco, del governatore. Si attraversa più in alto, c'è un'altra piazza, la Curia Episcopalis, il potere della Chiesa. Si va ancora più in alto, un'altra piazza dove c'è il castello, il potere militare. E poi tutto attorno le case, i monasteri che c'è, monasteri. E arriviamo a questo. La Calabria, cos'era questa Calabria bizantina? Calabria bizantina ha avuto un ruolo molto importante. Anzi, vi voglio dire, leggere una cosa come consideravano la Calabria e i costantinopolitani. Allora, la Calabria, dovete pensare che era la parte più estrema occidentale dell'impero di Bisanzio. Noi avevamo l'idea dell'impero, oggi diremmo avremo l'idea dell'Europa, dove c'è l'euro. Che è buono in Spagna, che è buono in Italia, che va bene in Francia, che va bene in Germania. E beh, allora è la stessa cosa. Il Follis andava bene a Reggio, andava bene ad Atene, andava bene. Il passaporto era uguale per tutto l'impero. Il cittadino era cittadino dell'impero. Quindi aveva una visione aperta. Non si pagavano le tasse per alcuni porti, c'era il commercio libero. Cosa che poi finisce questo. Nel 1059 finisce, ora vediamo perché e come. Cosa succede? Che questa Calabria che diventa bizantina comincia ad avere un ruolo molto importante nella formazione culturale, perché qui ci sono state tre immigrazioni di monaci. La prima immigrazione che dall'Africa settentrionale, dalla Siria, VI-VII secolo. Seconda immigrazione dei monaci, quando gli Arabi aglabiti prima e Calpiti dopo hanno conquistato la Sicilia, quindi tutti i monaci si sono rifugiati in Calabria. Terza immigrazione dei monaci l'abbiamo avuta nell'undicesimo secolo, scusate, la seconda immigrazione nell'ottavo secolo per via della lotta iconoclasta, quando l'imperatore Leone III di Saba aveva promosso la lotta iconoclasta, cioè bruciare le immagini sacre perché non, della bellezza divina non poteva essere rappresentata graficamente. Allora i monaci sono arrivati in Calabria, terza immigrazione nell'undicesimo secolo. Insomma, sta Calabria è diventato un ricettacolo di monaci, infatti era così. Sapete quanti monasteri c'erano in Calabria nell'undicesimo secolo? Oltre 400 monasteri. Sapete che significava 400 monasteri? Significava 400 punti di riferimento non solo per la crescita spirituale, ma anche per la crescita culturale dei giovani. Quando nel XII secolo è stata fatta una specie, diciamo, una specie di casino, la Calabria aveva la più alta percentuale di giovani che sapevano leggere e scrivere rispetto al resto dell'Italia, del nord dell'Europa, che erano ignoranti quando i romani fermavano Carducci. E quando si trascrivevano soltanto i testi, dove c'era una calligrafia propria, arossamense e l'arancinense, dove si scrivevano solo i testi agiografici o i testi biblici o i testi sacri, ma qui si componevano anche, si scrivevano testi giuridici e di filosofia e di storia della filosofia. E molte parti della storia della filosofia noi ce l'abbiamo grazie agli scrittori calabresi. Lo sanno i calabresi il fatto? I nostri ragazzi lo sanno, no? Come sanno quello che è successo qui il 7 di maggio del 1953, a 4 km qua da voi? E sarebbe il giorno, per gli arabi sarebbe il giorno di Arafat, il giorno di Arafat, che è il 7 di maggio dell'anno 1953, quindi siamo prima del 1000. C'è stata, Cosimo, la più cruenta battaglia in difesa del cristianesimo, un bagno di sangue. 52.000 uomini, comandati dall'emiro Hassan ibn Ali, che
che era un emiro arabo che si presentò qui dopo aver distrutto Reggio Calabria rasa al suolo, doveva conquistare Gerace perché conquistando Gerace aveva facile accesso alla parte occidentale e quindi avere la cosa sulla piana, la via libera sulla piana. Bene, l'imperatore Costantino VII, porfirogenito, invia qui una flotta imperiale comandata dall'ammiraglio Macroianni e un esercito imperiale comandato da Malachenos, che era un taxiarca, un comandante generale, che si è unito agli imperiali di Calabria per contrastare gli arabi, però nella battaglia di Marasa, a 4 km, 3 km da qui, gli arabi hanno avuto la meglio. E questa battaglia è stata descritta nei minimi particolari da un cronista. Perché come oggi ci sono i giornalisti che vanno a descrivere come ci riporta la cronaca della battaglia che succede a Saporigia o a Leopoli oggi in Ucraina, allora c'erano e allora dice questo El-Hatir, si chiamava questo cronista, che la battaglia è incominciata la mattina all'alba ed è durata per tutta la giornata fino a quando noi non abbiamo rotto il rum sarebbero i romei sono i romani sono i bizantini, i cristiani. Ecco il cognome Romeo che voi avete qua, parecchio Romeo. Romeo significa imperiale, significa bizantino. Romeo vuol dire che aveva il marchio di imperiale, era romano. Romano doc, ecco il Romeo. Ogni cosa è storia. E allora cosa finisce? Che si arriva a un accordo a pagare la jizya, cosiddetta. E la città non è stata distrutta e così non è stata costruita la moschea e non sono state distrutte comunque le chiese cristiane. Quando arrivano i normanni nel luglio del 1959, cosa succede? La cosa strana che con la battaglia di San Martino, che sarebbe nel settembre del 1059, San Martino, uno dice a un giovane, dice, ti ricorda la battaglia di San Martino? Sì, Solferino e San Martino, ma chi se ne frega di Solferino e San Martino? Sono battagliucolo di niente rispetto alla battaglia di San Martino vicino Taurio Nova, dove è finito l'impero romano d'Oriente in Italia. Rimaneva solo Bari con il suo porto. Pagine di storia importanti, storia che ha determinato l'Europa, cioè le vicende dell'Europa. I nostri ragazzi lo sanno queste cose? No. E perché? Perché siamo stati conquistati. Che sono fatto? E allora dicevo l'arcivescovo di Beirut, qualche anno fa, se tu vuoi distruggere un popolo, non lo devi bombardare. Devi cancellare la memoria storica e devi renderlo povero. E questo è stato fatto dell'Italia meridionale e della Calabria in modo particolare. Quindi il calabrese non ha identità culturale. È povero, internamente è povero. Purtroppo è così. Allora attecchisce tutto, perché non c'è, essendoci l'identità culturale, non c'è l'orgoglio di appartenenza. Se vi ricordate quando si emigrava, si andava a Torino perché c'era la necessità di emigrare, dopo 2 mesi di residenza a Torino, quando si tornava si era già dimenticato il dialetto, si parlava già il torinese, no? Perché bisognava cancellare tutto questo. E che volete? Nel passaporto inglese di qualche anno fa, penso che ancora c'è così, nell'ultima pagina c'è scritto così: tu sei britannico e se ti trovi in terra straniera e hai problemi, rivolgiti all'ambasciata perché la regina ti proteggerà, cioè la regina è lo Stato. Sapete cosa c'era scritto nell'ultima pagina del passaporto italiano? Però non so se forse. Il presente documento può essere ritirato dall'autorità giudiziaria ogni qualvolta tu commetti una serie di reati. Ecco, questa è la cultura. È un problema questo qua. E attecchisce più facilmente la mafia, attecchisce più facilmente il non rispetto della natura, gettare le lavatrici nei greti dei fiumi, imbrattare i monumenti, perché non abbiamo un'identità culturale. Come combattete la mafia? Con la marcia o con Dociotti, con tutto il rispetto per Dociotti, ma stiamo scherzando, o si fa una rivoluzione culturale vera, autentica,
E la rivoluzione culturale si fa dal capezzolo della mamma. È là che si fa. È là che bisogna trasmettere. E poi sono le scuole elementari quelle che trasmettono. Che quando arrivano all'università, l'università il ragazzo va a imparare un mestiere, una professione, ma culturalmente formato già. Quindi o noi nelle scuole elementari cominciamo a dare le nozioni giuste, la storia giusta, a far conoscere bene questa nostra storia, o se no noi siamo punto e da capo, punto e da capo. Allora c'è l'invidia per qualcuno se fa un amministratore che fa un'opera buona per il paese e viene a essere colpito perché ha fatto un'opera buona e non deve essere colpito perché c'è l'invidia. Se tu fai una cosa, un'opera, sei realizzi una qualche cosa, chi ti sta vicino invece di aiutarti ti sta ruba, come si suol dire dalle nostre parti, no? Se c'è qualcuno che ha creato un'impresa, l'impresa non la puoi creare perché ti vengono subito tagliate le gambe. È tutta una serie di cose che non andrà avanti la Calabria così. È inutile che pensiamo. Facciamo l'incontro culturale, bene, grazie cose per l'incontro culturale, ma con questo non cambi. Lo so che tu sei il primo a essere convinto di questo, lo so, ne abbiamo parlato. Però è il nostro dovere comunque farlo. Comunque farlo. E allora cosa dobbiamo fare? A essere noi stessi a dare l'esempio. Questa è l'unica cosa. Cosa che volete che vi dica? Enzo D'Agostino era uno che poi, parlando, facendo, concordavamo su questi argomenti, dice, però dai, sai, devi essere un pochettino più fiducioso nel futuro. Hai ragione, Enzo, cerchiamo di essere più fiduciosi nel futuro. A voi la parola. Ho parlato troppo, forse. Niente affatto, niente affatto, anzi, dovremmo rifare un altro incontro. No, non esageriamo. Allora, chi vuole cominciare? Potrei pure cominciare io, però è meglio se qualcuno arriva dal pubblico, o avete bisogno di una spintarella. Giacomo, io penso che la più grande risorsa che abbiamo dentro ciascuno di noi è la capacità di coltivare la speranza. Nel momento in cui un popolo o una persona smette di coltivare la speranza, può considerarsi morto. E io non credo che qua ci siano persone morte. Beh, certo, dispiace quando vediamo i nostri figli andare via per lavoro, e va bene, però se la formazione che gli abbiamo dato è una formazione seria, dovunque andranno avranno sempre il bisogno di ritornare a casa, che è la loro casa, il punto in cui sono nati, e quella torna ricchezza. Ora, cosa possiamo fare? Beh, certo, mantenere il punto della speranza, certo lavorare senza richiedere meriti, spingendo la barca nella direzione che riteniamo corretta, e poi sì, la storia non è mai lineare come la possiamo immaginare, ci sono dei salti, e in quel salto allora bisogna essere pronti, e quindi a quel punto sì, se abbiamo lavorato, seminato bene, possiamo stare tranquilli che sicuramente qualcosa raccoglieremo. Ora, le nuove leve, come del resto quando siamo andati a scuola noi, alle scuole elementari, ebbene, noi sapevamo dell'Emilia Romagna, sapevamo del Piemonte, sapevamo come si suddividono le Alpi, ma poi non sapevamo dietro casa nostra cosa c'era o cosa c'era stato. Oggi la proposta che io faccio ai vari dirigenti scolastici che conosco è quella di avviare dei corsi per lo studio della storia locale, perché lo studio della storia locale non è altro che il
dar vita alle proprie radici, senza bisogno di recriminare, non c'è la necessità di una recriminazione, ma c'è la necessità di avere una chiara identità della nostra storia come padri, madri, nonni, bisnonni e via dicendo indietro. Perché una persona che non ha storia è vuota. E noi siamo ricchi di storia, l'importante è saperla scavare, riportare in auge e chiaramente diciamo acquisire quella consapevolezza che finora manca. Quando tu hai detto e dicevi bene a mio avviso, no? La poca attenzione che il singolo cittadino dà alla propria terra, alle cose che lo circondano, da dove nasce? Nasce chiaramente da una mancanza d'amore verso la propria madre, ma evidentemente questa madre è evidentemente fallita in qualcosa, è una matrigna. E certo, se è stata sostituita diventa matrigna, perché quale madre lascia senza formazione e nutrimento il proprio figlio? È soltanto le matrigne. Ecco, va bene, quindi riacquistare un pizzico di consapevolezza, visto che noi abbiamo un po' l'obbligo di farlo, per la nostra formazione, per la coerenza con l'essere noi stessi, e quindi non abbiamo altra strada. Dobbiamo necessariamente percorrere questa. Vorrei però che qualcuno intervenisse dal pubblico. Volevo dire questo, che hai parlato di speranza, è una delle tre delle virtù teologali, niente meno. E la speranza, naturalmente, specialmente per un cristiano, la speranza è il fondamento. E la speranza ce l'abbiamo, per grazia di Dio. Ed è il nostro intervento, il mio intervento è quello di proprio che si basa sulla speranza, nel senso che ho messo il dito sulla piaga, ma non ho detto noi non andremo a nessuna parte. Ho detto poco fa, e tu lo hai ribadito bene, che se i nostri ragazzi non conoscono la propria storia, non la conoscono perché nei libri di testo non c'è, non è riportata. E allora cosa bisogna fare? Perché i libri di testo sono stampati tutti da Roma in su. E allora cosa dobbiamo fare noi come calabresi che abbiamo una certa età o che abbiamo già una certa esperienza o anche nell'ambito della scuola? Darsi da fare a scrivere, a pubblicare dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, nelle scuole medie, nei nostri licei. Questa iniziativa ancora io non l'ho vista. Allora continuiamo noi stessi a tirarci la zappa su di noi. Noi possiamo farlo e lo dovremmo fare. E poi l'hai detto, ecco, noi diamo quello che possiamo dare ai nostri ragazzi, perché poi forse verrà fuori, un giorno verrà fuori. E allora il compito dei genitori è proprio questo, da piccoli dare l'insegnamento. È chiaro questo qua. Ma questo è l'unico modo per poter cambiare. E l'ho detto, ma non cambia con gli slogan o con le marce, cambia soltanto se cambia la cultura, la mentalità. E allora questo, il discorso del passaporto aveva questo significato, cioè diceva quando l'inglese, sei inglese, voleva dire tu sei britannico, sii orgoglioso di essere, allora la stessa cosa, tu l'italiano non deve essere sentirti oppresso, ma tu devi essere orgoglioso di essere italiano, devi essere orgoglioso di essere calabrese, ma sei orgoglioso di essere calabrese nella misura in cui tu conosci la tua storia, la tua realtà, il tuo valore, la tua importanza, e allora sei fiero di esserlo e di proporlo agli altri. Ma se tutti ti mettono il piede addosso, tu sei sempre più schiacciato. Noi dobbiamo reagire a questo. Ecco, questo è il senso del passaporto, cosiddetto. Vincenzo, sei appena arrivato? No. Bene, dai, interviene, ti prego, dai, Vincenzo, vieni qua, vieni. Vincenzo, grazie. Buonasera a tutti. No, io volevo ricordare di un aneddoto.
Giacomo Oliva non mi riconosce, perché noi non ci vediamo da 30 anni almeno. E allora, allora, scusami che ti presento, no? Dopo. Allora, un aneddoto che riguarda una persona ben nota. Avvicina il microfono. Una persona ben nota, Fortunato Simoniani. Lui raccontava che un anno era andato in vacanza in Grecia ed era andato al Monte Athos. Quando ha detto che era calabrese, questi monaci con cui lui stava parlando, lui gli piaceva molto chiacchierare, insomma, si sono tutti messi in ginocchio e gli facevano i piedi. E a me è successo questo. A te è successo. A me è successo. Ecco. È successo a me nel 1996. Questo lo raccontava Fortunato. Questo lo faceva lui, ma lo dire. Anche perché Fortunato non è stato mai sul Monte Athos. Lui aveva, diciamo, questa cosa, sì, fatta sua. Sì. Io sono morto, io ho dormito con un monaco morto sotto il letto, la mia esperienza sul Monte Athos, perché il Monte Athos, prego, sono finito. Minchia, pure io. Racconta questa esperienza. No. Allora, tutto inizia il 22 di novembre del 1993, era una domenica, io mi trovavo in cattedrale a messa. Finita la messa, vedo da lontano un monaco alto con i capelli lunghi, sono un monaco con i capelli lunghi, parlo un monaco ortodosso, che sono un monaco greco, e allora mi avvicino e c'era vicino a lui una persona che conoscevo, ed era il professore Giorgio Barone Adesi, docente di diritto romano all'Università La Sapienza di Roma. Ci conoscevamo da Reggio, perché lui viene da Reggio. Oh Giacomo, meno male che ti ho visto, guarda, questo c'è un monaco del Monte Athos, senatore, c'è una firma vostra pure là, poi vi dico. C'è un monaco del Monte Athos che è venuto qui, vuole visitare la Calabria bizantina, vuole vedere le testimonianze. Parlavamo dei monaci, vi ricordate? Allora, quando sto monaco, un bel monaco, alto, con gli occhi grandi, neri, vivi, parlava inglese, greco, poco italiano, dice, vuole vedere, portare qualche posto che testimonia la presenza dei monaci. Allora ho detto, andiamo a San Giovannello, la chiesetta di San Giovannello, sapete, dove è Gerace. Questa chiesetta di San Giovannello era chiusa al pubblico, perché era chiesa che serviva come deposito di marmi della chiesa di San Francesco. Entrato in questa chiesa, chiamo il custode, dico, io apri questa chiesa. Quando entra questo monaco dentro questa chiesa, tira fuori dalla tasca un'immaginetta, la poggia su una pietra e comincia a cantare un troparion. Il suo volto era trasfigurato, una voce meravigliosa. Noi eravamo così ad ascoltare. Finito questo canto, lui mi dice, l'hai sentito questo canto? Questo canto si faceva in questa chiesa 1000 anni fa. Sarebbe bello per me se io potessi ritornare. Non ha detto se io potessi venire, ritornare, come se lui ci fosse già stato. Io avevo la chiave della chiesetta. Tieni. No, lui ha fatto 2 passi indietro e mi disse no, troppi problemi diplomatici, ancora non c'erano ortodossi e fare questo. Però ti devo svelare una profezia. Dice, qual è questa profezia? Dice, questo era un monaco eremita del Monte Athos. Prima di morire, un ieromonaco, ieromonici sono i monaci che sono anche preti, sul letto di morte, sul Monte Athos, questo ieromonaco mi disse, Cosmas, tu devi andare in Calabria, che è la terra che si trova al di là del mare. Vai là, tu là troverai la notte. Ma ricordati
che il sole sorgerà da lì. Questo è morto. Passa un poco di tempo e questo viene in Calabria per dare seguito e credito all'indirizzo dato dal monaco morente. Cosa intendeva dire con queste tre affermazioni? La morte, la notte, il sole. Uno dei motivi della divisione della Chiesa, che è stato un motivo più politico anziché teologico, è stata la conquista della Calabria da parte dei Normanni, la divisione, lo scisma, 1054, quella è stata una scusa, quella del figlioque. Ecco perché la terra dei santi, perché voi sapete quanti santi abbiamo noi, lo sapete quanti santi abbiamo, non si sanno quanti santi abbiamo. E mi faccio l'elenco, se ne vai ai due, che noi cominciamo Calanzola, cominciamo Antonio Castello, San Giovanni Digiunatore, San Luca, San Filippo, San Filippo Digiunatore, San Filippo d'Argirò, San Giovanni Digiunatore, San Nicodemo, San Giovanni Terestis, San Gregorio, San Leo Luca, San Filareto, San Filippo di Sant'Elia di Enna, tutte calabresi. E così dicono. E di questo c'è il bios, cioè c'è la vita. E allora dice: se la Chiesa torna all'origine, ecco com'è che il sole sorgerà da lì e la Calabria sarà uno di quei motivi per cui rifarà in modo che la Chiesa tornerà ad essere unita. Se ne vada, arrivederci, arrivederci, così. Che mi viene da testa? Vai lo visco che era Ciliberti. E faccio: eccellenza, è successo così e così. Dice: vi volete dare la Chiesa? Dice: ma senti, scusami, ma la Chiesa di chi è? Detto: io la Chiesa veramente non è vostra, è dello Stato, perché era demanio dello Stato. E allora dice: perché io devo intervenire? Fate voi, vedete voi, se volete fare, parto e vado per il Monte Athos. Andare sul Monte Athos non è facile, perché ci vuole il demonetirion, cosiddetto. Che cos'è il demonetirion? È un lascia passare, che te lo lascia il Ministero degli Esteri. Allora, quando vado là, c'era una mia amica ateniese, dice: sai, io mi sto morendo, devo andare sul Monte Athos. Sul Monte Athos, sto attento. Dice: perché? Là ci sono i monaci, vabbè, avete capito. No, vado alle due vado, mi presento all'ambasciata ad Atene, italiana, busso, da buoni italiani, alle due avevano chiuso, non mi rispondevano. E dice: ma che volete? Sono un italiano, e va bene, sono le due, adesso è chiuso qua, non possiamo aprire. Busso, mi apre finalmente un usciere la mia, che volete? Io ho bisogno del demonetirio per andare sul Monte Athos. Sì, sono vostra madre, sul Monte Athos, sono venite su due piedi, così se non abbiamo credenziale da parte del governo, come facciamo a farvi? Io sono venuto alla Calabria, che a modo che me ne posso andare indietro, sfacciato, io non sono stato mai in vita mia, quel giorno sono stato sfacciato. Dice: aspettate qua, vediamo, perché c'ho anche gli uffici che sono chiusi, non c'è nessuno. Dopo un poco arriva un anziano signore e mi fa: desidera. Dice: guarda, io sono venuto dalla Calabria, così e così, ma io ho bisogno delle credenziali, io dovrei chiamare al Ministero degli Esteri, avere notizie, informazioni, cioè, comunque mi dia il suo documento e la carta d'identità. Dopo mezz'ora si presenta con le credenziali fatte in francese, che io ancora era la lingua diplomatica che allora si usava, non so se ancora si usa il francese come lingua diplomatica. E fa le credenziali, dice: firmate qua, e firmo. Dopo che firmo, dice: sapete perché l'ho fatto questo? No, perché voi venite da Geraci, in Calabria. I miei nonni erano funzionari alla sottoprefettura di Geraci. Ed era siciliano questo qua. Se non sono, dice, casi, miracoli, chiamiamo come vogliamo. Vabbè, parto per il Monte Athos. Non vi dico che notte che ho passato su un autobus puzzolente da morire, monaci grassi e monaci magri, che erano magri come una cosa, ma una puzza, avevano in comune che erano tutti sporchi. La puzza di essenza. Quando arrivo a Daphne sul Monte Athos, che poi il Monte Athos è una regione, non è una montagna, è una regione un pochettino come la Calabria, più piccola, ma allora c'era questo monaco che era venuto a Geraci, che mi dice: benvenuto, qua vedi, la storia si è fermata al 1000, qua la storia continua.
che vuole dire questo cane? Mi ha dato un bastone e lui avanti, io dietro, ci siamo incamminati per le montagne del Monte Atos. Ora, quando io vado all'estero, non so se a voi è successo qualche volta, quando si va all'estero si sentono o dei profumi o degli odori particolari. Io là mi sentivo come sentivo l'odore dello zomero nostro, della nostra terra, vedevo le stesse piante, lo stesso profumo, le stesse erbe aromatiche. Ogni tanto ti incontravano un monaco, che poi, perché là sono solo monaci, non sono, sono tutti maschi. Monaci con l'asinello, chi ti offriva l'acqua, camminando, finalmente dopo un'ora di cammino arrivo lì sul... potevo sapere che lui era un eremita, e questo qua era morto di fame e stanco perché avevo la febbre, la notte avevo sudato, sul battello avevo preso freddo. Dice: andiamo a pigliare un poco di patate. Sono andato dietro il corso, dietro il questo eremo, questa sua spelonca, abbiamo raccolto patate. Ho visto una cassetta di birra piena di teschi. E chi sono questi? Ah, i miei predecessori. Morirono prima, messo la... Mangiamo patate e cose, patate bollite e fagioline. Dopodiché me ne sta dicendo: io sono stanco, vorrei riposare. Quando ho detto così, mi sono alzato, spunta da un cespuglio due monaci, magri, con una barba, sembrava un affresco bizantino staccato dalla parete. Allora ci faceva questo monaco, mi presentava a me, Giacomo Oliva, da Calabria, dalla Calabria, cioè. Si inginocchiava, ecco, sono arrivato al punto, e mi baciava la mano, e a mia mi passava la mano, cioè. Tu vieni dalla terra santa di Calabria, tu vieni dalla terra dei santi monaci, loro festeggiano tutti i santi monaci e noi discordiamo, non sappiamo manco chi sono. Questo è la mancanza di identità, questa è la Calabria. Dopodiché, quando sono tornato qui, io ho conosciuto quello che per loro è il Padre Pio, loro, il Padre Paisios, che l'edizione Paolina hanno pubblicato recentemente un libro, un santo miracoloso, che lui mi ha dato, dice: ora ti devo dare un fucile. Mi ha dato un fucile, era un comboschino. E allora, niente, la notte poi ho avuto il terremoto, la luce che se n'è andata. Sapevo che sotto di me era morto uno, che non era morto il giorno prima, era morto qualche mese prima o un anno prima, però avevo lo scheletro sotto il letto, non era la cosa tanto confortevole, sapete? Poi io che da piccolo avevo... Comunque, fatto è che arrivato a un certo punto, grazie anche al demanio dello Stato, l'impegno che c'era stato anche, che allora era presidente, non era presidente, non era presidente della provincia, assessore alla cosa, era assessore ai lavori pubblici, pare. Ecco. Siamo ottenuti ad avere la concessione in uso della chiesa di San Giovannello. La chiesa di San Giovannello è stata sottoscritta, c'era l'ambasciatore di Grecia, e il metropolita greco-ortodosso d'Italia, e nella chiesa di San Giovannello, presente pure l'onorevole Fuda, il senatore Fuda, abbiamo sottoscritto la concessione in uso di questa chiesa. Quello è stato l'inizio di un cammino, poi è venuto a Bivongi e San Giovanni Terestis, e poi, ma quello è stato l'inizio di un'apertura verso cosa? Verso l'Oriente, ed è, sarà ancora presto il motivo, può darsi, di quell'incontro per la riunificazione di questa, e la Calabria avrà un ruolo se ci crediamo a certe profezie. Dobbiamo credere ed essere orgogliosi di noi stessi. Vedi che la speranza non c'è, che la speranza non è venuta meno, ma c'è. Dottore, allora, a proposito di memoria, oltre a quella storica politica, sarebbe veramente il caso di rivisitarla seriamente, anche per i fatti locali. Per esempio, io mi sono messo a studiare un eremita locale, che si chiama San Giugno, che San Giugno, Giovanni il digiunatore. Giugno perché significa digiunava, Giugno. Giugno.
che coprotettore di Geraci, ma quasi nessuno lo conosce, quasi nessuno lo conosce, perché io ho conosciuto questa cosa, perché siccome io mi sono fatto... Sì, ma da te questo microfono qua. Sì, dico, siccome io mi sono fatto un eremo personale, perché io sono un eremita, sono diventato un eremita, e allora mi sono messo a studiare, studiando gli Iunio, che era un eremita. E la montagna che noi vediamo prima di Mutolo, quella a Coppa, è quella il Monte San Iunio. Sopra Prestarola. Sopra Prestarola, il Monte San Iunio. E così, torniamo a Enzo D'Agostino, io l'ho incontrato per caso dopo 20 anni, noi abbiamo avuto un passato assieme come Boy Scout nella nostra giovinezza, diciamo, fanciullezza e giovinezza, e l'ho incontrato vicino a casa sua mentre io passavo in macchina e mi sono fermato a salutarlo. Lui era contentissimo di vedermi perché non mi vedeva tempo, e ha insistito ad andare sopra casa a prendere l'ultimo libro che aveva fatto, che si chiama Attorno al fuoco, che riguardava una cosa di Boy Scout. Va bene, dico, senti Enzo, guarda, io ho questo problema, e gli ho raccontato San Iunio. Dico, avevo studiato la monografia che aveva fatto la Furfaro, sì, su San Iunio. Dico, però lì ci sono citazioni tue. Dico, ci dobbiamo sedere perché ne voglio parlare, voglio capire, voglio conoscere, sono avido di conoscenza. E ci eravamo dato un appuntamento nel corso del prossimo mese quando torno qua, e poi lui purtroppo è venuto a mancare, quindi io questo ricordo di Enzo l'ultimo proprio. Sì, me l'ha anche firmato con dedica. E allora questi eremiti, cioè, qua nella zona ci sono 5 santi eremiti, proprio qua, un giro di 30-40 km, che io vi ho messi sul muro a casa mia, i 5 santi eremiti. E una cosa, per esempio, questo Sian degli Iunio era un tipo da eremita, un eremito molto serio, insomma, e lui era andato nel convento di San Nicodemo, a Mammola. San Nicodemo però che proviene da Girò, non è locale, però poi si era stabilizzato lì alla Limina, insomma, sopra Mammola, e lui se n'è andato da questo eremo perché c'era troppa confusione, che c'erano 7-8 e quindi si è fatto un eremo suo in questo Monte San Iunio, dove pare che ora è stato identificato, c'è una grotta e organizzano anche l'escursione. Abbiamo fatto la prima messa ortodossa. E quindi mi sono poi comprato i libri di Enzo su Gerace, dove c'erano delle citazioni di Susanna di Uribe, sono dei piccoli passi, però ne parla pure. Quindi mi sono acculturato. Posso, io non sono come te un umanista, un erudito, insomma, io sono uomo di scienza, quindi la parte umanistica purtroppo è piuttosto trascurata, e quindi mi faceva piacere per questo. Allora, per chi non conoscesse, la persona che abbiamo fatto sedere al centro è il magnifico professore, dottor Vincenzo Albanese, neurochirurgo, che è ritornato in Calabria dopo aver passato una vita dove? A Catania. Dove sei stato, Napoli. Vincenzo? A Napoli. Allora racconta tu, dai. Allora, io sono un emigrato, no? Quindi sono emigrato per andare a studiare fuori, e quindi ho fatto l'università a Messina perché l'ambizione era sempre di andare al centro nord, però costava troppo, non era possibile, e quindi sono andato a Messina, e lì è iniziata la mia storia, nel senso che ho incontrato un professore, si chiamava professor Paolo Conforti, che ha creduto in me, e quindi sono stato prima a Napoli 15 anni,
all'Università di Napoli, ci ho seguito perché è andato da Messina a Napoli e poi a Catania. Sì, e quindi poi sono ritornato con una grande nostalgia della mia, volevo rivivere le mie sensazioni dell'epoca dell'adolescenza, insomma, che è la fase più delicata della nostra vita, è quella che ci dà l'imprinting. E quindi ho detto me ne vado a morire a Siderno. E così ho fatto. E mi sono fatto una casa in campagna. Hai ritrovato vita, però non la serve da morire. No, 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 vabbè, insomma, non è che c'è una cosa. Però, e sono qua quindi per rivivere queste sensazioni. Sicuramente io non conosco nessuno, cioè, perché manco qua da 50 anni in pratica. Non è vero che non conosce nessuno, nel pubblico non conosce nessuno. Io non lo conosco, io non conosco la gente. Ma come non conosce la gente? I luoghi sono cambiati, quindi sono cambiate tante cose, in meglio sicuramente. E ora mi sto adattando, insomma, a vivere qua. Mi trovo bene, benissimo, anzi. E quindi ho lasciato la casa di città, non ci sto più qua. E sto in campagna, faccio un credito, non la so questa casa in campagna, con 5 monaci santi. Senza di uno però. L'agricoltura si è Però, è solo, però nella sua solitudine, lui dice, però cosa fa? Organizza ogni anno un concerto aperto a tutti gli amici che vogliono partecipare ed è un concerto singolare. L'ultima volta c'erano 10 violoncellisti e là è stata raccontata un pezzo di storia. I violoncellisti, l'avevo appreso quella sera, sono musicisti molto rari e la concentrazione di violoncellisti che abbiamo ritrovato al Robitorio è stata eccezionale. Quindi è un ritorno prolifero questo, non è arido. Lui dice, infatti gli eremiti, si dice che erano eremiti, poi in realtà avevano relazioni importanti. L'eremita non era la persona ignorante che possiamo immaginare, era tutt'altro. Comunque, diamo la parola al pubblico, le curiosità, le domande. Prego. Bravo. Buonasera a tutti, buonasera professore Oliva. Io vorrei farle più che un intervento, una domanda. Io venendo qua volevo portare il saluto di un'associazione, poi non l'ho fatto perché non erano previsti saluti di autorità. Tuttavia, è mia abitudine, quando mi confesso a casa, di mettere un pochettino d'ordine nella mia mente per fare, come meglio so, si sente, sì, la confessione. Quando vado in un posto, cerco, nel mio piccolo, di mettere un pochettino di ordine mentale per cercare di arrivare più o meno pronto, per quel poco che riesco, all'evento che vado ad affrontare. Ho avuto grosso piacere che ciò che avevo pensato di dire in termini di saluto verteva soprattutto sulla fase finale del suo intervento. Tuttavia io lo metto sul pratico per quella persona che sono, una persona con un livello culturale medio-basso, non ho difficoltà ad affermare questo, o normale se vogliamo, e spesso e volentieri mi faccio una domanda. L'accrescimento culturale, sociale ed economico di un individuo porta lo stesso individuo ad avere esigenze sempre superiori in prospettiva della vita che va a formare. E mi dico questo: vuoi vedere che le classi politiche non investono in maniera consistente sulla cultura, sulla formazione in genere,
per far sì che l'individuo non abbia grosse pretese rispetto a benefici e a privilegi che dovrebbe avere. È una mia convinzione, o può trovare sostegno in quello che lei ha detto nella fase finale del suo intervento, che magari ho capito male. Vi ringrazio. No, non è che ha capito, ma è colto invece, è pieno. Il problema sta proprio lì, è che nella classe dirigente, che tante volte è quella che dovrebbe amministrare, e non solo amministrare, ma rappresentare quello che è un territorio e portare avanti le esigenze di un territorio, tante volte svaniscono e finiscono soltanto con la campagna elettorale. Finito quello, si fa soltanto quello che è l'interesse personale, o il vantaggio personale, o l'accrescimento della propria persona, dimenticandosi di quelle che sono le concrete realtà. Allora ecco che qualcuno ha definito, non tutti, ma la gran parte dei politici, i primi stupratori di questa terra. Perché? Proprio per questo motivo qua. Perché se loro avessero veramente a cuore quello che è la cultura di questa terra, porterebbero avanti la causa di questa terra. Invece non si porta avanti la causa di questa terra. Questo è il problema. E allora voi diciamo, quello perché io eleggo, quello perché ho fiducia in quella persona, eleggo quell'altro perché ho fiducia in un'altra persona, e poi quando una volta che sono, finisce tutto. Quindi quando voi vedete che queste persone si comportano in tal modo, viene lo scoraggiamento. Dice, chi mi rappresenta così, e allora come sono rappresentato io? E allora è che abbiamo la contraddizione nei termini. Nel senso che chi dovrebbe fare questo non lo fa, tu ti trovi senza mani e senza gambe. Questo è il punto. C'è un politico che non è solo la strada, non è soltanto l'alta velocità, non è soltanto lo sviluppo economico, ma è, ammesso che ci sia l'impegno per lo sviluppo, ma ci deve essere lo sviluppo culturale, e quello invece, su quello non si investe per nulla, su questo, per nulla. Quindi il povero rimane sempre più povero, povero di idee, dico, più, non solo, sono tante cose, e quindi noi siamo sempre ultimi e siamo destinati ad essere ultimi, però la speranza non viene mai meno. C'era una signora, mi pare, che aveva... Sì. Buonasera, prima di tutto sono rimasta estremamente stupita dalla verve nel... Sì, perché quando si parla di eremite, di monaci, ci si aspettano dei discorsi un pochino più mesti, se vogliamo. Ma io ho una curiosità, come ce l'abbiamo tanti, e noi vogliamo entrare nel merito delle discussioni tra lei ed Enzo D'Agostino. Cioè, noi vorremmo sapere qual era il motivo, qual era l'argomento che vi appassionava, e diciamo le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro. È chiaro che non le chiedo quello di una vita, ma di un argomento, un piccolo argomento che riguarda l'aspetto ovviamente della Chiesa, dell'Ocre, Geragia, l'Ocre abbiamo capito che era tutto insieme, che non era un movimento geografico ma di tipo culturale, questo ce l'ha insegnato bene. Però ci ha lasciato questa curiosità. Sì, naturalmente io forse ho rimarcato questo, che poi in effetti era qualche volta che è successo qualche cosa con Enzo, perché ripeto che poi finiva, tra le altre cose, finiva poi sempre nel concordare su alcune cose. Ma ecco, lei mi deve dire qual è la fonte, in modo tale da entrare dentro e entrare proprio nel merito. Beh, una di queste cose è questa, lo dico subito. Ecco, lui era per esempio un grande sostenitore dell'efficacia del trasferimento della diocesi da Geragia all'Ocri, no? Io invece ero un convinto al contrario, nel senso che
non c'era questa necessità. Allora dove dibattevamo con Enzo? Ma sai Enzo, però, ma sai, diceva, ormai c'era da sopra, le esigenze moderne chiedeva ben altro. Dico, sì, ma quando queste esigenze moderne? Ecco, sono entrato nel merito. Quando ormai ci sono già gli autobus, le macchine, che in 10 minuti non ti dice manco una posta in Rosario che sei da Locri Gerace. Queste sono le esigenze. E poi dimmi, dove c'è una cattedrale così grande a Locri dove poter svolgere le funzioni liturgiche degne? Ti immagini se in Toscana, in Umbria, avessero fatto lo stesso ragionamento? Cosa avremmo avuto? La distruzione completa di tutti quelli che sono i centri storici. Così. Invece cosa aveva pensato Gerace nel 1871? Aveva pensato che siccome Gerace era capoluogo di circondario, quindi c'era il catasto, i tribunali, gli ufficiali dei carabinieri, tutto, e siccome le esigenze cominciavano a essere impellenti e siccome passava anche la ferrovia, allora il consiglio comunale di Gerace ha deliberato di fondare Gerace Marina, come c'è Siderno, Siderno Marina, no? E allora cosa succede? Che perché hanno fatto questo? Per trasferire colà, cioè a Gerace Marina, gli uffici pubblici, per fare facilitare l'utenza. Però lasciare il centro storico incontaminato, tant'è che hanno approvato una delle leggi sull'urbanistica, tra le prime in Italia, dove nel 1881 si vietava di costruire le nuove case, si vietava di costruire le terrazze, si vietava di dare colore arbitrari. Ecco perché Gerace si è anche conservata rispetto ad altri centri. Se voi pigliate Schiller, rovinata, se voi pigliate i centri altri storici, sono rovinati. Invece Gerace c'era questa legge comunale che vietava queste cose, lasciare il centro storico incontaminato con la rappresentanza del vescovo, della cattedrale, eccetera. Ed era un discorso savio e giusto, no? Non le pare? Ecco, lui diceva, no, sì, però bisogna vedere le cose, e questo è questo genere, non è che poi ci pigliavamo a cose, no? Era soltanto questo motivo qua. Tant'è che tanti uomini di cultura come Corrado Alvaro, come Francesco Maria Perri, hanno scritto e hanno tuonato contro il vescovo Perantoni, che ha lasciato la diocesi in quel modo, tra le altre cose. Voi sapete di un giuramento del vescovo Perantoni, dove non c'era neanche la cattedrale. E il modo come è venuto in maniera anche, diremmo, quasi protettoria. Il capitolo cattedrale che non sapeva niente, tutta una serie di cose che sarebbe interessante magari parlare, però io ho dato un esempio delle cose dove contestava un pochettino. Ecco, questa è una delle... Poi era un'opinione, si capisce, non era niente di... C'era la signora pure chiamata. Sì, buonasera a tutti. Sicuramente i testi del professore D'Agostino vi devo dare di là, ok, andare di là. Se vuoi essere ripresa. Sicuramente i testi del professore D'Agostino non hanno bisogno di spiegazione, perché a partire dalla storia dei discepoli di San Paolo che arrivano a Reggio, fino ad arrivare al 1900, la nostra storia contemporanea, sono addirittura stati adottati dall'Istituto di Scienze Religiose, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, ed sono diventati dei testi universitari, quindi su questo della storia locale calabrese. Lei nel suo excursus storico ha messo in evidenza anche un lato del professore D'Agostino. Forse quello che conosciamo un po' tutti. Lui è stato uno dei padri dello scautismo sidernese. E da vecchia scout della mia generazione e di quello che ci ha insegnato, dobbiamo dire che i ragazzi della mia età, piccolini, soprattutto le ragazze, perché non si poteva uscire di casa a quel tempo, no? Però lui riusciva a coinvolgere anche le ragazze nelle attività, fare gruppo, fare solidarietà, essere uniti, essere una pigna. Tanto è vero che
nel 1980 gli scout a Siderno erano 240, maschi e femmine, e lui era la guida di questo grande gruppo. Grazie. Perdonate l'emozione. No, ha fatto bene a dire questo. Tre cose. Prima di tutto, sui testi del professor D'Agostino. Sono testi scientifici, per cui non si sbaglia mai. Chi lavora in maniera scientifica non sbaglia. Poi quando si arriva all'opinione, la mia è un'opinione, la sua è un'opinione, l'altra è un'opinione. Ma quando sono scientifico è quello. Prima. Infatti, guardate, per esempio, ha trattato un argomento delicato, quale quello, si parlava in macchina, dei cinque martiri. Lui l'ha trattato con una eleganza e con una raffinatezza tale che ha dato con due pennellate un quadro preciso della situazione, senza scendere né a compromessi né a situazione di parte, perché purtroppo anche storici moderni cadono in questo errore, nel posizionamento di parte, da una parte o dall'altra. Lui è scevro da questo, è libero. Certo, c'è sempre una tendenza, si sempre, c'è sempre una tendenza, però quando poi si scrive in una maniera libera da qualsiasi condizionamento, e allora ecco che il valore scientifico è messo in evidenza. La signora parlava e si è commossa, e fa onore quando si commuove, perché vuol dire che c'è sentimento. E infatti lui aveva due grandi amori, oltre alla passione della storia: lo scautismo e il presepe. È vero, no? E quando lui faceva il presepe, dice, vedi che sfigio un presepe, dobbiamo vedere il presepe, non salivo sopra, alle due, alla luna, magari erano da mangiare, che c'era la mamma che era anziana allora, è vero, no? Dice, ora devo andare sotto, e poi aveva un ordine preciso, i suoi libri tutti messi in ordine, cose che io sono l'esatto contrario, non sono per nulla ordinato. E allora, no, voglio rimarcare quello che le ha detto. Il suo grande amore era lo scautismo e dava grandi insegnamenti. Vero. E non era quello scautismo all'acqua di rosa, era lui, aveva incarnato veramente lo spirito del scautismo. E questo del presente. Allora... A proposito, io non conosco la signora, però 20 anni prima, negli anni 60, avevamo un giornale degli scout, un giornale scritto a mano, era, mi ricordo, un foglio grande, e noi scrivevamo ognuno di noi l'articolo scritto a mano, quindi incasellato così con... qualche figura pure. Ciclo stile? No, scritto ed era messo a parete, non era diffuso. Ecco. Poi, per esempio, questa idea di... E i quaderni di caccia? Quelli poi erano i diari, insomma, che... Personali quaderni di caccia? I diari che eravamo tutti trascurati nel comprarli, insomma, eravamo grandi arretrati nel fare i diari. Ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, io non insisto, perché dobbiamo andare a vedere che cosa dobbiamo andare a vedere, i Bruce Brothers a quest'ora. Ah, ecco, ti devo accompagnare a casa. Allora, insisto, altre domande? Chi vuole intervenire? Solo una domanda. Prego. Visto che la storia si ripete, prima abbiamo detto che c'è la ciclicità... La ciclicità degli eventi, che la storia in qualche modo si ripete, e nella speranza siamo vicini a ripetersi quella che era il grande momento della luce della Calabria, del successo. Ci siamo in quella ciclicità, o ancora la speranza ce ne vuole tanta? Secondo me, questa è un'opinione. Certo, no, visto non che lei è uno storico, forse riesce a fare un calcolo matematico anche. No. Secondo me comincia l'orizzonte a vedersi qualche cosa. Comincia a vedere, Susan. Ancora no, ci vuole. Ci vuole, sì, ci vuole. Non so se la vedo io, non so, ma ci vuole. Però già si vede, si intravede all'orizzonte qualche raggio che comincia a comparire. Ci sono delle valli
risorse in Calabria, che non so se lo percepite, ma piano piano stanno venendo fuori, però deve passare un poco di tempo. Questa è la mia sensazione, però, eh? Non è una profezia, è l'intenzione mia. Va bene, allora, che dire? Ringraziamo Giacomo Riva. Guardate, io sono fiero di due cose di Siderno, di aver conosciuto due grandi personaggi e di essere amico, molto legato a loro, Giuseppe Correale e Enzo D'Agostino. Non male. E mo' vi devo dire una cosa, il professore Correale, lui ha voluto lasciare le opere profane, le maternità, ci sono opere meravigliose qui a Siderno, le opere sacre lui ha pensato di darle, di portarle al Museo Diocesano in Gerace, e ha fatto bene per due motivi. Prima di tutto perché vengono valorizzate, nel senso che volete, vengono a vedere la cattedrale, il museo, vengono, sono circa 30.000, noi registriamo più o meno 30.000 visitatori l'anno, e sono 30.000 visitatori che conoscono Giuseppe Correale da Siderno. Quindi, però lui non aveva una grande stima nei sacerdoti, perché aveva avuto brutte esperienze. E allora ha voluto scrivere nel contratto, ma che state registrando? Su Facebook? Non è colpa. No, perché mi ha chiamato una sera a casa sua e mi ha detto: io queste cose prima di morire non le voglio lasciare nelle mani, perché non so che fine faranno, ma le lascio nelle tue mani, nelle vostre mani. Per il museo di San, non per me, a me, per casa mia, ma per il museo di San, ma io non voglio che passino attraverso i preti. Va bene, facciamo come dite voi. E l'altro personaggio, naturalmente, è Enzo D'Agostino. Ecco, questi sono due personaggi contemporanei di Siderno, contemporanea, che ho avuto la fortuna e l'onore di conoscere. Poi al Siderno sono legato. Il mio zio Giuseppe Oliva è il fratello di mio papà. È vissuto quasi dentro, anzi le avete dedicato pure una via, pure vedo Antonella, pure sua figlia, mia cugina, e quindi sono legato a piccolino, ogni tanto venivo quasi dentro, soffrivo il caldo, questo sì, però va bene. Bene, allora ci siamo fatti una mezza idea, vero? A proposito di mezza idea, noi dobbiamo imparare a raccontarci, e questa sera abbiamo provato un po' a raccontarci. Se miglioriamo il nostro racconto e ci facciamo conoscere meglio, avremo qualche speranza in più nel realizzare i nostri sogni, non i sogni di altri, i nostri sogni. Domani sera, stessa ora, se ve la sentite, con Mimmo Gangemi andremo ad affrontare un'altra questione. Intrigata stavolta, l'atomo inquieto. Vi ricordate Ettore Majorana? Vi dice qualcosa questo nome, Ettore Majorana? Gli studenti di via Panisperma. E che fine ha fatto Ettore Majorana? Lo scopriremo domani sera. Ringrazio tutti e ringrazio tutti quanti, cioè tutte le persone che hanno dato una mano a che si compisse questo 10° anniversario di ALPA. Di nuovo, buonanotte.